giocato in avanti, c'è Zanon che in possesso di palla lo lascia scivolare sul fondo, c'è da riprendere quindi a giocare con Mazzoni, ma in questo istante il direttore di gara fischia e manda definitivamente le due squadre negli spogliatoi, con la Ternana quindi che si è portata a casa un punto preziosissimo contro una squadra sicuramente tenibile, ma credo che la formazione rossoverde non abbia assolutamente rubato nulla, si sia meritato questo punto ed anzi nel momento migliore, nel momento in cui aveva realizzato anche il calcio di rigore, ha avuto anche l'opportunità praticamente di portarsi a casa l'intera posta in palio. Se quel diagonale di Ceravolo avesse centrato lo specchio della porta, comunque è sicuramente un punto importante, un punto che muove ancora la classifica, si va a quota 44, sono 4 le giornate in cui la Ternana è imbattuta e quindi è sicuramente un momento importante per la formazione rosso-verde. Luca Giovannetti, sì, un buon pareggio, tra l'altro se non vado entrato Ivano, ma mi potrei sbagliare, la prima volta in questa stagione che la Ternana raccoglie 4 risultati consecutivi, un pareggio, una vittoria, ancora un pareggio, un punto a cui acchiavano con doppia rimonta, è tutt'altro che apprezzabile, e come dicevi tu, un punto assolutamente meritato. Mazzoni è stato superato due volte senza alcuna responsabilità, perché il primo tiro è il titolo, è stato tagliato dalla porta. Nel frattempo, 1-0 per la formazione di casa, ora è arrivata una parata di un trattatore, ma che poi è stato costruito in occasione del rigore che c'è stato in finale, quando la Ternana arriva già con un doppio Ceravolo, Ceravolo che si è una doppietta, una costruzione è uno sul primo rigore stagionale di cui la Ternana ha costruito, e Mazzoni che rispetto al rigore ribadisco, concesso dei motivi che tuttora per noi sono e restano misteriosi, insomma Ceravolo crea, Mazzoni conserva, un punto meritato, solo un quarto d'ora di sofferenza nel finale, ma in realtà a parte del rigore di più sopra non c'è la nuova più alta in cassone. E l'unica eliminazione, su 2-2 non c'è la sembrava in confusione, la Ternana grazie alla grande potenziale di Fabio Burlan che avevano faticato nel primo tempo, sembrava al primo tempo una scusa, fiducia, che sembrava sopra la posizione di poter buttare la sua lunga, la sua lunga, e poi c'è la posizione di 3-2, in effetti è una via la fine, perché la terza donna con un paio di battaglia, poi sono stati 3 e 3 grossi, che si sentono luce.